tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Edizione in diretta del telegiornale perché, come vedete già dall'inquadratura larga, c'è anche il sindaco di Fano, nostro ospite Massimo Seri, che tra poco interverrà all'interno del programma Primo Cittadino per rispondere alle vostre richieste, alle vostre telefonate. Ma la copertina di questa sera, con il titolo Mix catastrofico e con la doppia immagine, ci fa capire subito di che cosa parleremo questa sera. La parola catastrofe è stata utilizzata dal presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che ha detto: è una situazione catastrofica quella che si sta prospettando nelle Marche con il contributo neve, con il combinato neve-terremoto. Sono, come dicevo, le parole di Ceriscioli, che sta seguendo l'evolversi dell'emergenza nella sala operativa della Protezione Civile. All'emergenza che stiamo vivendo da agosto, ha detto, si è aggiunta la neve che in alcuni punti ha toccato 2 metri d'altezza. Ci sono realtà isolate e le scosse ulteriori di oggi hanno creato una situazione quasi catastrofica. Sulle strade il combinato neve-terremoto ci ha fatto lanciare per la prima volta il rischio slavine. La mancanza di corrente mette in difficoltà migliaia di famiglie che adesso non sanno più neanche dove andare a stare. E questa mattina la scossa di terremoto, le due scosse di terremoto più importanti, sono state avvertite naturalmente in tutta la regione Marche, ma anche sulla costa, sul Pesarese, e sono state avvertite anche nella nostra città. Che cosa è successo da lì in avanti? È successo che si è creato del panico spesso ingiustificato, soprattutto dalle nostre parti, lontane dunque dall'epicentro. Un tam-tam su WhatsApp con tanti messaggini hanno scatenato scene quasi di isteria collettiva, di persone che si sono precipitate, per esempio, a scuola a prendere i propri figli. Ci hanno raccontato anche oggi di mamme, di genitori che sono arrivati addirittura insultando, e questo è successo in una scuola di Fano, insultando o usando parole piuttosto forti contro dirigente scolastico, insomma operatori e operatrici della scuola, qualche insegnante, soltanto perché appunto volevano prendersi i figli e andarsene. Insomma, traffico cittadino quasi in tilt, proprio perché appunto in tanti si sono messi in auto per andare a prendere i figli a scuola. Questo non solo a Fano, durante la diretta di questa mattina abbiamo parlato anche di episodi simili a Lucrezia, ma insomma tante le scuole che hanno vissuto questi momenti, tante anche le scuole che sono state evacuate e che hanno seguito la procedura, che c'è una procedura che prevede determinate operazioni, e tutte queste operazioni sono state fatte. Allora, la provincia di Pesaro Urbino ha mandato nelle zone terremotate una squadra di 5 persone, però prima di fare questo io direi di vedere quelle che sono le scuole, perché alcune scuole rimarranno aperte e alcune scuole invece domani chiuderanno. Allora andiamo con ordine e partiamo proprio da queste informazioni di pubblica utilità. Allora, come vedete, le scuole aperte sono a Fano, poi abbiamo il sindaco qui, Massimo Seri, ci dirà anche il perché ha deciso di tenere aperte le scuole. Qualcuno
optava per tenerle chiuse, ma spiegheremo anche il perché si è arrivati a questa decisione. La stessa decisione l'ha presa il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, mentre vedete Barbieri a Mondolfo invece ha optato per chiudere le scuole domani di ogni ordine grado, a Piobbi, Urbino lo stesso. Urbino c'è anche il problema della neve, che è molto più importante che altrove. Urbino ci sono 60 cm di neve, tra poco vedremo il servizio che ha realizzato Lino Balestra questa mattina. Poi andiamo avanti e vediamo le altre scuole, a Cagli lo stesso, così come a Pergola, dove la situazione neve ha imposto la chiusura anche per la giornata di domani. Fossombrone invece, che oggi ha tenuto le scuole aperte, domani verranno riaperte, così come a Sasso Corvaro, Cartoceto, la stessa cosa. Enrico Rossi ha deciso, dopo un sopralluogo effettuato nel corso del pomeriggio, di aprirle. San Lorenzo in Campo, domani scuole aperte. Poi vediamo se abbiamo ancora un altro elenco. No, questo è l'ultimo. Ok, sindaco, perché si è deciso di tenere le scuole aperte a Fano? Sì, ovviamente la scelta è arrivata dopo aver fatto un sopralluogo in tutti i siti scolastici e in tutti i siti pubblici. Avevamo un gruppo di 18 tra architetti e ingegneri che hanno fatto un sopralluogo accurato, si sono mobilitati subito questa mattina, fino a tutto il pomeriggio hanno fatto questi sopralluoghi. Poi ovviamente ci siamo consultati tra sindaci e, non essendoci alcuna criticità, perché la situazione in tutte le strutture scolastiche non ha manifestato alcun tipo di criticità, e quindi abbiamo ritenuto giusto mantenere le strutture scolastiche aperte, anche per evitare di creare anche preoccupazioni che vanno al di là di quella che era la reale situazione. I comuni che hanno mantenuto le scuole chiuse sono quelle con la neve, ad esclusione di Mondolfo. Tutte le altre, Urbino, Piobbico, alcuni comuni l'intorno, perché avevano già una situazione di scuole chiuse per la neve. Va da sé, sindaco, e questo è un po' lapalissiano dirlo, ma va da sé che quando ci sono questi eventi così naturali, imprevedibili, nessuno può dare con certamente adesso avete deciso per tenerle aperte, poi con tutti gli scongiuri del mondo, però se dovesse esserci un'altra scossa nella nottata, nella serata, potrebbe essere rimesso tutto in discussione, quindi va comunque tenuto sempre un filo, un contatto aperto. La situazione viene sempre monitorata, anche stamattina ci siamo subito messi in movimento immediatamente, poi le scuole hanno le loro procedure, devo dire, che sono state applicate anche questa mattina. Poi è chiaro, con gli eventi sismici c'è l'imprevedibilità, quindi dovremmo sempre tenere chiuse le scuole. No, ma certo, quindi non è... ovviamente le cose vengono maturate con cognizione di causa, con tutte le indicazioni dei tecnici. Le sono arrivate, oppure che cosa ne pensa di queste scene un po' così, si sono vissute? Ma io comprendo la preoccupazione, anch'io ho due figli che vanno a scuola, quindi c'è la preoccupazione in quelle situazioni, però bisogna sempre mantenere la calma, perché il rischio è di peggiorare la situazione in certi momenti di emergenza. Tutte le strutture sono preparate anche per l'evacuazione. Poi ovviamente c'è da parte nostra, noi siamo sempre collegati con la Protezione Civile, abbiamo l'allerta, abbiamo anche l'indicazione quando dobbiamo intervenire. Poi ripeto, ci basiamo sempre anche del supporto dei tecnici, che sono la parte più importante. È chiaro che noi stiamo sempre dalla parte della preoccupazione, quindi tendiamo nel momento anche di incertezza ad esagerare nella precauzione e nella tutela. In questi casi è sempre meglio esagerare, per cui un pochettino. Allora, rimanendo sempre in tema di terremoto, adesso ci colleghiamo con Damiano Bartocetti, che è partito nel pomeriggio alla volta di Macerata, se non ricordo male. Ecco, buonasera sì, Damiano. Buonasera. Allora, noi siamo in autostrada, siamo all'altezza di Ancona circa, e la squadra è composta da 5 persone, con il capo squadra e il geometra Bertulli, e ci stiamo dirigendo nel comune di Gualdo, perché la sala operativa di Macerata ha chiesto alla nostra provincia
un aiuto, perché ci sono persone in difficoltà e non si riescono a raggiungere alcune famiglie dal manto nevoso molto alto, e stiamo andando con una Fresia di proprietà della provincia di Pesaro, e ci sono tre operatori che sono ormai esperti perché hanno vissuto l'esperienza nel 2012 nella nostra provincia, quindi crediamo che sia giusto mettersi a disposizione, quindi ci siamo prontamente messi a disposizione per poter aiutare i nostri vicini della provincia di Macerata, e in particolar modo stiamo raggiungendo il comune di Gualdo. Ok, allora buon lavoro, e naturalmente ci aggiorneremo magari nelle prossime ore per sapere un po' come va la situazione. Io vorrei dire questo, il nostro motto è esserci sempre, questo è il motto, credo, che ci contraddistingue anche a tutti i dipendenti della provincia di Pesaro e Urbino. Ok, adesso invece, grazie Damiano Bartuccetti, allora adesso invece andiamo in redazione dove c'è Lino Balestra, che è rientrato da poco. E oggi insieme all'operatore Filippo Pucci ha realizzato un viaggio tra Acqualagna e Urbino. E buonasera Lino intanto. Ok. Sì, buonasera. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. Noi siamo qui con tutti i canali informativi aperti, abbiamo l'ANSA, abbiamo anche le altre agenzie per tenere sotto controllo le ultime che saranno battute, quindi proprio a questo riguardo, ma anche a riguardo del tempo. Noi abbiamo fatto un giro dopo essere stati a Pergola ieri, questa mattina, dove la situazione nell'Urbinate è sicuramente migliore rispetto a Pergola, quella che abbiamo trovato a Pergola nella giornata di ieri, però comunque le tracce della nevicata e anche i disagi ci sono, ma questi li vedremo più nei servizi. Per adesso io sono con tutti i canali aperti, quindi quando volete potrò darvi aggiornamenti sulle ultime news battute dalle agenzie. Ok, allora vediamo il servizio che ha realizzato appunto Lino questa mattina nel tratto e nelle due località, appunto Acqualagna e Urbino. Vediamolo insieme. Il generale inverno sembra aver concesso una breve tregua nelle ultime ore alla provincia pesarese, mentre per il resto del centro Italia rimane la morsa di freddo e gelo. Decidiamo stamattina di risalire la Valle del Metauro per andare a verificare, dopo la giornata di ieri, così impegnativa, le condizioni di strade, frazioni e casolari. Notiamo subito, percorrendo in direzione Acqualagna, la statale, che il paesaggio porta sì i segni delle copiose nevicate delle ore passate, ma che già la coltre nevosa è bucata da ampi spazi di terreno, segno che la neve si sta sciogliendo. Le strade sono ben percorribili e la Fano Grosseto fino ad Acqualagna è pulita. Solo girando lo sguardo al ciglio della strada, i cumuli di neve fanno capire che cosa è successo nelle ultime 48 ore. Percorrendo la Fano Grosseto e deviando verso Roma si arriva ad Acqualagna. Qui lungo la strada abbiamo visto che la situazione è ben diversa rispetto a quella di ieri. La neve c'è, si vede, il paesaggio è innevato, però nulla di simile a quello che abbiamo incontrato nella città di Pergola. Qui siamo in piazza ad Acqualagna, adesso andiamo a sentire qual è la situazione, quali sono state le conseguenze della neve in queste ultime ore. Allora, qui ad Acqualagna una vera emergenza neve non c'è stata, comunque l'avete avuta, avete anche disposto la chiusura delle scuole. Sì, chiuse anche per oggi, ma domani contiamo di riaprirle perché, ecco, il tempo è in netto miglioramento, quindi anche ieri sera che ci si aspettava, no, che continuasse a nevicare, in realtà ha smesso, per cui la situazione in effetti è sotto controllo, il piano neve ha funzionato perfettamente, quindi i mezzi del comune, le convenzioni con i privati, a cui va un ringraziamento per il lavoro che hanno fatto, perché siamo partiti in maniera continuativa, giorno e notte, cercando appunto di risolvere le situazioni più di emergenza nelle zone collinari, i malati, le situazioni comunque di interesse pubblico, per cui veramente un ringraziamento a chi ha operato veramente come ogni anno, quando ci sono situazioni come queste, con grande professionalità e rispetto insomma dei cittadini, per cui ora ovviamente non è paragonabile alla neve del 2012, per fortuna la situazione sembra sotto controllo, quindi provvederemo a riaprire le scuole, la situazione ormai ritornerà alla normalità.
Domani si ritorna alla normalità, quindi, ma nel circondario. Salendo di quota, il paesaggio muta radicalmente e la coltre nevosa è ancora regina dello scenario. Con il mezzo della polizia locale di Acqualagna raggiungiamo le punte estreme del territorio comunale, passando per Le Pole ed arrivando fino a Badia di Naro e Frontino. Siamo arrivati fino a Frontino, qui siamo a 300-320 metri più o meno sul livello del mare, e qui lo scenario è sicuramente diverso grazie alla Polizia Municipale che ci ha scortato fin quassù. Queste sono le zone del comune di Acqualagna in confine con Cagli, forse le più battute dalla neve. Qui la coltre è arrivata anche a 40-50, in alcuni punti anche a 70 centimetri. Urbino, tra le tante città, è quella che ha pagato il prezzo più pesante in termini di centimetri di neve caduta. Nulla a che vedere con la nevicata del 2012. Infatti, per vedere segni tangibili della nevicata, dobbiamo arrivare fino a Cannavaccio e Fermignano, dove i cumuli ai lati della carreggiata ci guidano fino alle porte della città ducale. Qui a Urbino ci sono le arterie principali che sono state liberate, però le traverse, come vedete, ancora sono stracolme di neve. Ci sono macchine ancora bloccate dai cumuli di neve. Piano piano la situazione sta tornando un po' alla normalità anche qui a Urbino, però avete passato ore abbastanza impegnative. Sì, sicuramente. Il primo giorno la neve ne è stata tantissima, se ne è accumulata in pochissime ore, e quindi le prime ore di attivazione delle squadre che hanno appaltato la pulizia delle strade è stata un attimino problematica, e poi alcune ditte hanno avuto problemi anche dei mezzi. Però superato quel problema, poi la cosa si è sempre più tranquillizzata, le ditte hanno pulito i loro tratti assegnati e man mano è migliorata la situazione. Non abbiamo avuto particolari problemi per quanto riguarda la sicurezza dei soccorsi, per le varie frazioni c'è stato qualche piccolo incidente con dei camion che non erano magari ben equipaggiati, però per il resto diciamo che la situazione è andata via via normalizzandosi. Allora, dopo due giorni di sospensione delle attività scolastiche universitarie, da domani si riprende? Domani chiuse, il sindaco ha deciso di tenere domani anche chiuso, anche viste anche gli ultimi eventi sismici che hanno dato un po' di apprensione, anche senza nessun particolare problema qua a Urbino. Quindi per la neve il sindaco ha deciso comunque cautelativamente, finché la situazione non è completamente normalizzata, di tenerle chiuse. E Urbino, qui c'è la piazza poco distante, ora liberate le strade, il problema principale sono i cumuli di neve che si sono formati sui tetti. Qua vicino ce n'è uno che è veramente impressionante, infatti alle nostre spalle ci sono anche i vigili del fuoco che stanno valutando e monitorando la situazione. Qui si sono accumulati veramente diversi centimetri di neve e sono sicuramente un pericolo per chi passa sotto. Anche qui il giro sul 4x4 dell'ufficio tecnico del comune ci mostra sostanzialmente una situazione ampiamente sotto controllo. L'apparato ha tenuto e consentito così ad alcuni di godersi la neve in città con modi alquanto pittoreschi, ma sicuramente molto divertenti. Allora, stiamo facendo un giro attorno alla città con il vostro mezzo, la criticità sulle strade è superata, quindi insomma, la situazione si sta normalizzando. I marciapiedi anche sono stati vostra attenzione? Sì, grazie alla collaborazione anche della Protezione Civile con delle piccole turbine si è riusciti a liberare i percorsi maggiormente frequentati. E quindi siamo riusciti a garantire anche per i pedoni la massima sicurezza. Ecco, inoltre per agevolare l'accesso al centro avete liberato anche un parcheggio.
Sì, abbiamo consentito entrare gratuitamente nel parcheggio di Santa Lucia fino a giovedì 9, quindi fino a domani alle 9, ma forse si prolungherà anche, in modo tale da liberare dalle macchine per permettere una più facile pulizia della neve con i mezzi. Allora, interessante il connubio e il sinergismo d'azione tra voi dell'amministrazione e anche privati e associazioni. Importante questo per un ottimo risultato. Sì, assolutamente. Il sindaco ha puntato molto a questo lavoro di squadra per permettere un maggior coordinamento tra tutte le associazioni che garantiscono la sicurezza della città. E chiudiamo questo servizio da Urbino, dal parcheggio della scuola d'arte, con le macchine completamente sepolte dalla neve. Ora sarà questo il problema e la priorità maggiore, liberare i parcheggi, anche quelli delle scuole, per la ripresa dell'attività scolastica. Questa dunque è la situazione da Acqualagno d'Urbino. Allora, con il sindaco di Fano, Massimo Seri, torneremo tra pochissimo, tra un istante. Intanto vi aggiorno l'elenco delle scuole che domani saranno aperte. C'è da aggiungere anche Colli al Metauro e Terre Roveresche. Quindi Colli al Metauro e Terre Roveresche, tutte le scuole che insistono in questi due ampi comuni, che sono nati dalla fusione di ben 7 comuni, ok, dal 1 gennaio, sono e saranno domani aperte, va bene? Allora, noi ci fermiamo, tra poco torneremo in studio per la seconda parte, vedremo ancora un servizio, quello che abbiamo mandato in onda ieri sera nella seconda edizione del TG delle 22:30 e poi entreremo nel vivo di Primo Cittadino. Cominciate pure a chiamare lo 0721 86 14 33 perché il sindaco Massimo Seri sarà a vostra completa disposizione e risponderà alle vostre domande, alle vostre richieste. Restate con noi. Bene, buonasera, buonasera di nuovo a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre. In tutta la regione Marche c'è Primo Cittadino, il programma che da 11 anni mette in comunicazione il primo cittadino della città di Fano con i fanesi. E allora, buonasera di nuovo al sindaco Massimo Seri, grazie buonasera. Per essere qui nostro ospite e subito però la linea va a Lino Balestre che si trova in redazione per un aggiornamento sulle scuole. Sì, buonasera, ritorniamo a Urbino, come avete visto nel servizio le condizioni si sono normalizzate, però comunque c'è stata una nota diffusa dal Comune che insomma, le sospensioni delle attività didattiche saranno prolungate fino a 21, quindi fino a sabato. Grazie Lino. Allora, subito, non c'è bisogno del pitch in pitch, ecco, torniamo qua in studio. Allora, per cominciare dunque a sentire, fare domande al primo cittadino, ce ne sono diverse. Tornando sul discorso del terremoto, ecco, vorrei che lei fosse un attimo più preciso nel rassicurare, laddove è possibile rassicurare, i nostri telespettatori sulla verifica che è stata fatta circa la sismicità di questi edifici, di questi plessi scolastici. Sì. Com'è la situazione nel comune di Fano? No, la situazione è nell'assoluta normalità. Sono stati fatti 42 sopralluoghi nei 42 siti che ospitano studenti, quindi in tutte le scuole di vario ordine e grado. E, come dicevo, sono stati tutti i sopralluoghi effettuati dai nostri architetti ed ingegneri, quindi non si è riscontrata nessuna criticità, quindi non c'era nessuna ragione per chiuderle, come è avvenuto nelle scuole
delle altre città. Ripeto, poi noi le decisioni le assumiamo anche confrontandoci. Però su questo mi piaceva anche sottolineare un aspetto, perché ci si allarma sempre quando ci sono dei fenomeni, come in questo caso, delle scosse, allora ci poniamo il problema di quella che è la situazione reale delle strutture. Allora, c'è una situazione generale in Italia, perché molte strutture, molte scuole sono di vecchia data. Beh, noi già dal 2015, io ricordo che sono stato eletto nella seconda semestre del 2014, noi già nel 2015, quindi in tempi non sospetti, prima delle vicende tragiche che hanno colpito la nostra regione, abbiamo iniziato a fare delle operazioni sulla vulnerabilità sismica delle nostre strutture scolastiche. Poi c'è un'altra precisazione da fare, c'è una distinzione fra le strutture realizzate dopo il 1974, ma in particolare perché poi la legge antisismica è evoluta, diciamo dall'84 in avanti le strutture sono state realizzate tutte con i canoni richiesti per l'antisismica. E nelle altre noi abbiamo iniziato già nel 2015 a dare incarichi per la verifica della vulnerabilità sismica. Lo abbiamo già fatto in alcune scuole, ne abbiamo già stanziate altre quest'anno per altre scuole e contiamo nel giro di qualche anno di farle tutte. Ovviamente dopo questo esame ci sono degli accorgimenti da prendere, adesso io non voglio essere particolarmente tecnico, ci sono dei valori, ma devo dire che per esempio in alcuni esami fatti, in alcune strutture anche vecchie, sono state piacevoli sorprese perché sono di buona struttura e poi anche gli interventi che abbiamo realizzato negli ultimi periodi, quindi lo scorso anno, hanno avuto anche un'importanza sotto questo aspetto. Ok, allora adesso... Vorrei anche ringraziare, visto che ci sono i nostri sì. tecnici, perché si sono subito adoperati, hanno fatto un buon lavoro e quindi voglio ringraziarli, come voglio ringraziare anche tutto il corpo insegnante che in una situazione come quella di stamattina poi ci si trova in difficoltà, perché poi le tensioni ci sono, veniva ricordato anche prima. Però ecco, vorrei invitare, lo dico anche non soltanto da sindaco ma anche da genitore, che in certe situazioni poi bisogna cercare di mantenere la calma, sapendo che inevitabilmente poi c'è l'effetto anche emozionale di un padre, di una madre. Però ecco, noi sotto questo aspetto siamo molto attenti e ovviamente monitoriamo costantemente. Un nostro telespettatore o telespettatrice, non sì. so, chiede se la scuola primaria di Marotta, quella nuova, è sì. antisismica. Beh, quella è stata realizzata, fra l'altro, al Comune di Fano da poco, quindi ha tutti i canoni sotto quell'aspetto. In molti ci segnalate di strade, vie che purtroppo hanno delle buche che si sono formate anche dopo la pioggia, questa pioggia abbondante degli ultimi giorni, aggravato dal fatto che poi c'è stato anche molto freddo, eccetera. Ecco, sul fronte delle strade mi pare che... Beh, qui posso rassicurare, nel senso del 2016 sono stati fatti interventi importanti, sono state asfaltate nella città di Fano più di 60 chilometri di strade. E inevitabilmente, poi ovviamente noi ne abbiamo 450, tutte richiedevano una manutenzione, ma questo ovviamente era impossibile, però c'è da dire che interverremo nelle strade che non sono state asfaltate per andare a tamponare le buche che si creano e inevitabilmente in situazioni come queste, dopo la pioggia, si creano situazioni di disagio. Quindi i nostri operatori al termine delle piogge inizieranno subito andare ad intervenire le varie strade, voi segnalatecele, però voglio dare un dato. Questo è significativo, c'è stata una drastica riduzione nella città di Fano delle richieste d'anne per incidenti causate da situazione di strade non in ordine. Negli anni passati c'erano numeri significativi, sono scesi drasticamente anche grazie ai lavori che abbiamo eseguito nel 2016, perché le strade più trafficate sono state quasi tutte, hanno avuto quasi tutte una manutenzione importante. Invece, per quanto riguarda le mareggiate che spesso causavano grossi problemi a Viale Ruggeri,
puntualmente. Beh, ogni anno di questo periodo eravamo qui a parlare di erosione della costa, di strada distrutta. In questo periodo avevamo già chiuso la strada lo scorso anno. Invece come hanno ci perfetto. Sono state le nuove scogliere hanno funzionato perfettamente. Abbiamo avuto più mareggiate in questi ultimi periodi, onde anche pesanti e importanti. Non vi è stata alcuna situazione di criticità, anzi mi è capitato sabato sera di fare una passeggiata e ho guardato dall'alto e ho visto che la spiaggia è come quest'estate, quindi Viale Ruggeri non ha alcun problema, l'asfalto è rimasto, ma anche gli scogli che gli anni precedenti in questo periodo tendevano a scendere. Voglio anche annunciare, quindi c'è grande soddisfazione, anche i residenti sono rimasti molto contenti di quest'opera. Voglio anche annunciare che abbiamo già affidato i lavori per portare al largo lo scolmatore di Viale Ruggeri, questa è un'altra opera importante, quindi a brevissimo partiranno anche questi lavori e successivamente avremo delle risorse per fare un intervento importante per tutto Viale Ruggeri, che avevamo programmato al termine della realizzazione di queste scogliere. Le fanno i complimenti per la strada degli interquartieri, scrive Mercanti, dice la strada degli interquartieri, veloce, più piacevole da percorrere, elegante nei colori. È vero, è piacevole, anche con il rosso delle piste ciclabili, il verde, quindi è motivo di soddisfazione, un'opera importante, ma voglio aggiungere, io avevo annunciato che l'attenzione per il 2017 sarebbe stata quella per le rotatorie e il verde. Lo scorso anno era un anno importante per alcun tipo di manutenzione, a cominciare da quella delle strade. A giorni uscirà un concorso di idee su alcune rotatorie specifiche dove noi richiediamo una progettualità di qualità, dove interverremo anche direttamente. E poi metteremo contemporaneamente anche in disponibilità tutte le altre rotatorie anche a quei privati che vogliono gestirle ovviamente mettendo anche esponendo delle indicazioni per chi fa questo tipo di intervento. Adesso stanno facendo dei sopralluoghi e mi hanno chiesto una decina di giorni per monitorare, per individuare dove collocare gli spazi diciamo informativi. A cominciare dalla rotatoria di Sant'Orso, che è l'ingresso della città, dove io vorrei metterci un benvenuti, perché è un biglietto da visita e cambia. Per esempio, le nostre rotatorie lasciano un po' a desiderare. È un po' come anche con le nostre strade. Chi sono viene, belle magari, grandi, ma sono un po' noi che un po' così. Viviamo la città magari ce ne rendiamo conto meno, ma chi viene da fuori ha notato il grande cambiamento, perché vedere anche queste strade asfaltate con le piste ciclabili, con anche il catrame rosso, ha fatto un lavoro importante, danno anche un'immagine diversa. Le rotatorie lo stesso hanno un'importanza, è un po' come nel giardino, lo spazio più importante. Certo. E allora, visto che anche nella città turistica, diventa importante anche come ci si presenta. Allora, voglio ricordare ai nostri telespettatori, non li abbiamo messi in grafica questa sera i nostri numeri di telefono, i numeri di riferimento, però il numero per contattare, per parlare con il sindaco in diretta è 0721 86 14 33. Lo ripeto, 0721 86 14 33. Mentre, come di consueto, c'è il nostro numero di telefono cellulare, che è anche WhatsApp, 338 49 68 250. Allora, mi dicono che c'è la prima telefonata e abbiamo Roberta da Ponte Sasso. Roberta? Pronto? Buonasera. 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 Allora, io chiamo da Ponte Sasso. Dica. Buonasera. Sì. Allora, io abito proprio sulla statale e con il signor sindaco ci siamo incrociati quest'inverno anche in ospedale. Sì. Allora, la mia domanda è, signor sindaco, visto e considerato che in tanti anni di mia che sono viva, qualcosa con lei si è visto e invece con le altre persone che ci sono state al posto suo, no. I fossi qui davanti da noi, quando li pulite? Perché abbiamo sempre l'erba alta a 2 metri.
dentro c'è un sacco di fango, allora pulirlo io non lo posso fare perché posso prendere una denuncia, l'ANAS non può sapere niente, il comune è passato a giugno di notte alle 11:30, l'erba che ha tagliato l'ha lasciata tutta lì dentro, adesso se piove un'esagerazione fa come l'anno scorso. Io mi ritrovo sempre l'acqua sotta dentro il giardino e anche nei garage. Va bene, sì. Grazie Roberta, grazie. La ringrazio voi, buonasera. Sì, io adesso mi prendo l'indicazione, però anche sui fossi mi piaceva sottolineare un aspetto. Noi abbiamo fatto sia lo scorso anno, ma anche adesso in corso da quest'inverno, un lavoro importante sui fossi, sulla pulitura, sulla messa in sicurezza, e si sta facendo anche un bel lavoro importante di pulitura anche del Metauro, cose che non si vedevano con frequenza. Noi abbiamo destinato delle risorse significative per questo, abbiamo fatto un protocollo importante col consorzio di bonifica, con la forestale, concertando anche le energie per fare anche interventi congiunti, sia da parte dell'amministrazione comunale, anche attraverso il consorzio di bonifica. Rispetto anche agli anni precedenti ci sono state esondazioni, invece con la cura e la manutenzione queste cose vengono controllate. Nello specifico per il fosso che è quello che fiancheggia, a cui fa riferimento la signora, la statale, è nostra cura fare il taglio dell'erba, adesso verificherò nello specifico e vediamo se possiamo programmarlo anche nel prossimo giorno. A proposito dell'interquartieri, c'è un telespettatore che dice: ricordati sindaco di mettere anche i cestini per l'immondizia, perché sennò cambierà colore. Sì, no, queste sono particolari importanti. Particolari importanti, che fanno la differenza. Ma comunque, lì ci sarà un tema importante anche della cura del verde, come dicevo prima, delle rotatorie, quindi anche poiché ci sono dei bei marciapiedi e delle belle piste ciclabili, quindi sarà nostra premura mettere anche i cestini. Mi domando e domando, sì, a lei, sindaco, come può essere a norma un palazzo antico come quello che è sede del liceo artistico di Fano, che è un palazzo appunto, io mi sono diplomato lì nel 1987, già vi erano aule chiuse perché, pericolanti, sì, no, però comunque è un tema molto presente e il telespettatore fa bene a segnalarlo, tant'è che do questa comunicazione: da settembre gli studenti dell'Istituto d'Arte non andranno più a Palazzo Marcolini, ma cambieranno sede, andranno nella sede del Battisti. E Palazzo Marcolini tornerà, essendo proprietà dell'amministrazione comunale, tornerà in proprietà del comune, e lì stiamo pensando anche delle idee interessanti di valorizzazione di quella struttura, della stessa piazza Marcolini che è di fronte alla scuola, che potrà diventare, nella mia testa, un luogo importante anche da vivere nel nostro centro storico, perché è una bella, bella piazza. Quindi sotto questo aspetto... Questa è una notizia, sì, dunque, che l'Istituto, sì, d'Arte verrà, sì, trasferito al Battisti, sì, da settembre. Questo. Da settembre, dal prossimo anno scolastico. È una notizia che vi avevamo dato in anteprima, giusto? Giusto. Giusto. Allora, c'è un'altra segnalazione, questa è una segnalazione che vale probabilmente più per il comandante della Polizia Municipale di Fano, ovvero questo segnalatore dice: lei lo sa, è a conoscenza, visto che sta riqualificando tutto il centro storico, eccetera, che di notte molti automobilisti senza permesso ZTL entrano in città e fanno un po' quello che vogliono. Questo è quello che segnala il nostro telespettatore, chiaramente nessuno di noi qui ha potuto verificare, però noi la rigiriamo a lei e al comandante dei vigili, magari per buttare un occhio in più, anche se di notte i vigili... Noi abbiamo il servizio del vigile alle 20, tranne poi le emergenze, allora in quel caso ci sono dei servizi anche notturni, nel periodo estivo invece rimangono fino all'una di notte. Viale Cairoli, sì, sindaco, l'inizio di Viale Cairoli verrà, sì, asfaltato oppure no? Sintetico,
Sì, sì no? Lì ci saranno dei lavori che verranno fatti in seguito, perché in una parte dei vialetti che non abbiamo asfaltato ci saranno dei lavori per il sottosuolo, quindi in seguito poi verranno anche sistemati. Bene, vorrei salutare e dare il benvenuto a Loredana da Fano. Sì. Buonasera Loredana. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo chiedere al signor sindaco quando sono pronti i loculi a Rosciano. Sì, adesso la data non ce l'ho sotto mano, però i lavori stanno procedendo, penso siano anche a buon punto, quindi adesso non le posso dire, magari glielo dico nella prossima volta che vengo, posso darle c'è la data. C'è tempo ancora. Però siamo a buon punto, i lavori stanno andando avanti. Ok, allora ci sono tanti messaggi che arrivano al 338-4968-250, ma ci sono anche le telefonate che stanno arrivando. Lino Balestra, non so se è collegato ancora con noi dalla redazione, che sta seguendo le ultimissime, perché sapete siamo un po' in emergenza maltempo, emergenza neve, emergenza chiaramente terremoto. Allora, Lino. Sì, siamo sempre qui, io sto guardando le notizie che l'ANSA sta battendo ultimamente, purtroppo c'è da registrare una vittima per questa ultima serie di scosse che si è verificata nel Teramano, è un 86enne che è andato a controllare la sua stalla e nel momento in cui c'è stata la scossa il tetto della stalla è venuto giù anche a causa della neve che si era accumulata sulla copertura e le scosse di terremoto l'hanno fatto crollare e purtroppo l'anziano signore è deceduto. Invece altre due persone sono state tratte in salvo dalle truppe di soccorso che hanno tratto in salvo due cugini, una ragazza, una donna ormai adulta e un bambino più piccolo. Pare che, almeno stando alla nota ANSA, ad averla peggio è stata la donna più adulta. Comunque sono entrambi stati tratti in salvo e portati in ospedale, sempre nel Teramano, che pare essere stata sia dalla neve che dal terremoto una delle zone più colpite in queste ultime ore. Bene, grazie Lino. SOS parcheggi a Torrette di Fano, sindaco, con la nuova segnaletica sono stati tolti circa 100 posti auto. Se non si interverrà rischiamo il fallimento di tutte le attività commerciali della frazione. È così? Ma lì c'è un'esigenza di parcheggi e di una normalizzazione della viabilità, perché effettivamente nel periodo estivo, con l'aumento dei veicoli, ci sono delle problematiche. La soluzione è quella di creare nuovi spazi per parcheggi, magari al di là della ferrovia. È un ragionamento che cerchiamo di fare, lì ci sono aree private. Ragionando, poiché stiamo anche in questo periodo ragionando anche sulla progettazione del nuovo tratto di pista ciclabile Senigallia, vorremmo fare un ragionamento completo che tiene conto anche di questi aspetti, anche se non è semplice, però è una necessità importante per dare risposta a tutte quelle persone che vengono al mare in estate o vengono come ospiti nelle strutture ricettive. In via 2 Giugno invece, in via 2 Giugno è una giungla, anche qui c'è il problema dei parcheggi, invece perché? Perché in via 2 Giugno è una giungla con le macchine, c'è cioè una banca senza parcheggio, un ristorante senza parcheggio, la sede di una società privata di vigilanza senza parcheggio, con tante auto, insomma non ci sono i parcheggi, anche se gli automobilisti sono educati non c'è posto per metterle, per parcheggiarle. Siamo in via 2 Giugno. Giugno, me lo segno, adesso non ho focalizzato bene la... Ok, vorrei chiedere al sindaco di far mettere un vigile o qualcuno della protezione civile all'incrocio via Giustizia, Viale Italia, negli orari di entrata e uscita da scuola. È davvero molto pericoloso per l'attraversamento dei ragazzi. E poi, signor sindaco, per la sanità fanese e per il pronto soccorso, che cosa ci dice? Non faccia il gioco del PD. No, adesso qui non è da dire il gioco di quella parte o dell'altra parte, qui dobbiamo fare il gioco di tutelare gli interessi dei cittadini che vivono in questa città e in questo territorio.
Per quello che riguarda il pronto soccorso, io sono fermamente convinto che Fano non possa non avere un pronto soccorso fino al codice rosso, perché è impensabile che un'area, un bacino d'utenza come questo non possa avere un pronto soccorso per le esigenze immediate, per le emergenze, come avviene in qualsiasi zona, anche nelle grandi città. I vari pronto soccorso uno dall'altro non sono lontanissimi, proprio perché devono essere facilmente raggiungibili. Ovviamente, per avere un pronto soccorso con codice rosso, io ho una rivendicazione che ho già fatto nei confronti del Presidente. In questi giorni sono rimasto un po' silenzioso per quello che riguarda la sanità, ma è stata una scelta, perché sto studiando anche quelle che devono essere le iniziative anche nelle prossime giorni, nelle prossime settimane, e uno dei punti fermi è proprio questo del pronto soccorso, però con fino al codice rosso. E significa avere una presenza come quella, anche dei servizi alle spalle, perché altrimenti un pronto soccorso senza servizi alle spalle non potrebbe essere chiamato come un tale. Nostro telespettatore, sì, facendo riferimento un po' alle ultime notizie riguardanti un'area pubblica come quella di Chiaruccia, dove sì, tanto si è parlato per l'ubicazione del nuovo ospedale Pesaro Fano, che poi ormai sappiamo tutti verrà realizzato a muraglia. L'area di Chiaruccia è stata oggetto ed è oggetto di interesse di una grande azienda come la Profinglass, che produce a livello mondiale alluminio. La Profinglass ha già tantissimi capannoni e tantissimo spazio dove poter realizzare e poterlo lavorare, però ha chiesto, e lo ha fatto pubblicamente su un quotidiano, ha chiesto di poter acquistare terreno a Chiaruccia. Ok? Che cosa avete intenzione di rispondere alla Profinglass? Allora, intanto dobbiamo inquadrare la situazione nel suo insieme. Per quello che mi riguarda, come sindaco, non può non esserci un'attenzione, una sensibilità per chi crea lavoro, produce e crea economia in un territorio. Profinglass è un'azienda importante che dà lavoro a quasi 1000 persone. Dopo la Saipem è l'azienda che ha maggior numero di persone occupate nella nostra città, quindi non può non avere l'attenzione di un'amministrazione. No, per quello che riguarda il dibattito che c'è stato in questi giorni, c'era una richiesta, anche perché è arrivata per iscritto attraverso una lettera, una richiesta di poter acquistare un'area comunale collocata alle spalle di Chiaruccia, però al di qua della superstrada, diciamo, nella parte verso il CODM, per rendere l'idea, dove l'ultimo piano regolatore aveva individuato un'area artigianale, una piccola parte, che era un po' un'anomalia, perché intelligentemente, che aveva pianificato la città, ha programmato la zona industriale al di là della superstrada, dove è collocata. Ma di quanti metri quadrati ha chiesto? No, lì non è grandissima l'area, c'è una parte pubblica della proprietà dell'amministrazione comunale, qualche ettaro sono, e c'è una parte privata, però ci sono anche al di là della superstrada aree libere destinate a zona industriale, sia all'inizio sia alla fine. Comunque nei prossimi giorni avremo modo di... Non avete ancora risposto? Non abbiamo ancora, anche perché non è che noi possiamo vendere direttamente, si fanno dei bandi, non possiamo vendere direttamente ad una persona o ad un'azienda, noi facciamo delle gare. Però Chiaruccia, ovviamente c'è un ragionamento più ampio, quella è una zona destinata a servizi, tra i quali anche servizi sanitari, e non è da escludere la possibilità di presenza di servizi sanitari importanti in quell'area, quindi il ragionamento deve essere più ampio. Sempre trattandosi di privato, chiaramente, sempre sanitario. Noi quella è un'area destinata a servizi, quindi in tal senso possono essere anche servizi sanitari, per cui io auspico che possano in futuro esserci interventi in quel tipo, perché sono una risposta per la città, ma sono anche opportunità per la città. Poi lì c'è anche un'altra azienda che ha, credo abbia acquistato un terreno che è in
procinto o dovrebbe costruire qualche cosa, ma credo abbia avuto degli intoppi. Sì, problemi che sono superati, ma lì non parliamo di una struttura industriale, ma una struttura dirigenziale dove uffici, quindi di servizi. Lì è prevista anche la nuova caserma. Costruiranno oppure no? Ma penso di sì. Quindi si è sbloccato un po'. Sì, ma lì c'era stato adesso un piccolo problema, ma in realtà la concessione, l'azienda poteva già partire nel 2013, aveva già avuto tutte le... Dopo queste sono cose che non... Ok, allora, detto questo, adesso sentiamo invece al telefono Maria Giulia da Fano. Buonasera Maria Giulia. Pronto? Pronto? Buonasera sì. Maria Giulia, buonasera. Dica. Sì? Dica. Allora, senta, io volevo chiedere per cortesia se era possibile dare una sistemata ai lati della strada che fa pietà, voi tanto chissà quante volte sarete passati da queste parti, è Viale Piceno, ma è la strada mi hanno detto che ancora è privata dello zuccherificio, una pulita che la mattina specialmente si vede che c'è qua fuori. Il quadrilatero, signora. Questo. Poi volevo sapere, è possibile sapere qualcosa, la destinazione di questo bel fabbricato che c'ho davanti alle finestre? Grazie. Sì, fa riferimento alla strada, il cosiddetto quadrilatero, la rotatoria intorno. Quella è un'area privata, la signora ha ragione, il privato ci consente di utilizzarla per la strada. Lì merita una maggior attenzione e questo ha fatto bene a richiamarlo, anche se è una strada che anch'io faccio spesso. Per quello che riguarda la struttura, lo scheletro della zona dell'ex zuccherificio, anche lì non dobbiamo dimenticare che non è un'area pubblica, è un'area privata e quindi gli interventi li fanno su investimenti i privati. Stiamo ragionando anche in questi periodi, c'è stato un percorso anche partecipato di indicazione su quello che dovrebbe essere il destino di quell'area, però dicevo, non dobbiamo dimenticare, essendo un'area privata, chi investe deve avere anche un progetto che sia economicamente sostenibile, cosa che purtroppo fino ad oggi non c'è stato. Poi ci sono anche state delle vicissitudini note un po' a tutti. Il dialogo non si è interrotto, anche ultimamente ci siamo incontrati con i rappresentanti dell'area per ragionare su quello che può essere il destino. Però ripeto, la sfida è quella di individuare insieme ai privati quella che può essere la destinazione che possa pensare ad un progetto economicamente sostenibile che possa stimolare interventi e investimenti. Stanno arrivando tantissime segnalazioni, tanti messaggi su WhatsApp, SMS, telefonate allo 0721 86 14 33, ma noi adesso dobbiamo fermarci per un attimo di pausa. Il sindaco Massimo Seri resta ancora per un quarto d'ora. Ci rivediamo tra poco, dopo la pubblicità. Allora, ben ritrovati cari telespettatori, vedete il sindaco di Fano Massimo Seri in studio nel telegiornale di Occhio alla Notizia, che questa sera è anche lo studio di Primo Cittadino, il programma che come sempre mette in comunicazione il Primo Cittadino di Fano con voi telespettatori, e devo dire che siete davvero tantissimi anche questa sera in questa nuova, nella prima puntata di questo 2017 e anche in una... in una collocazione nuova, perché siamo in tutta la Regione Marche. Allora, io direi a questo punto, sindaco, di andare avanti con i messaggi, con le telefonate, che sono davvero tantissime, e la domanda sulla nuova scuola di Carrara Cucurano, a che punto è? Siamo a buon punto, abbiamo affidato i lavori ad una ditta, che fra l'altro è una ditta locale, e quindi adesso procedono con l'esecutivo del progetto e poi inizieranno i lavori. L'obiettivo è quello di concludere i lavori per settembre 2018, quindi questo è quello che mi hanno detto i tecnici, essendo un intervento importante. Verrà realizzata, lo ricordo, la scuola elementare e la nuova palestra. Diamo un'anteprima,
adesso con un cauto ottimismo, però questa è una novità assoluta. Abbiamo avuto un incontro anche in comune in queste ieri. Stiamo ragionando di poter realizzare anche la scuola dell'infanzia. Grazie ad un finanziamento dell'INAIL ci stiamo strutturando perché dovremmo realizzare il progetto entro il mese di maggio-giugno. Se riusciamo a fare questo, abbiamo già parlato con il nostro ufficio tecnico, potremmo realizzare anche un'altra nuova scuola. Lo dico con grande soddisfazione perché sarebbe un risultato straordinario e dimostra che insomma c'è la capacità, non è solo un problema di avere le risorse, ma anche la capacità di saperle trovare, di cogliere le opportunità. Lo dico con un cauto ottimismo, però già è qualcosa. Insomma, siamo nella graduatoria. Ne stiamo parlando già qualcosa. Esatto. Allora, adesso invece andiamo da Fabrizio, che ci chiama da Ponte Sasso, una frazione di Fano. Credo, e così mi hanno anticipato, per il problema dei profughi che sono stati annunciati ormai da qualche giorno, che dovrebbero arrivare in quella frazione. Buonasera Fabrizio. Buonasera signor Sindaco. Buonasera a tutti i telespettatori. Io volevo chiedere, alla luce della notizia dell'arrivo dei migranti minori non accompagnati nell'ex colonia di Ponte Sasso, volevo chiederle come intende agire per scongiurare questo fatto e come, soprattutto rispondendo ai suoi cittadini qui di Ponte Sasso, che le chiedono sicurezza, difesa delle imprese turistiche che subirebbero una pesante ricaduta sulle presenze e in più la rivalutazione del territorio che già è stato pesantemente maltrattato nel tempo passato dal completo abbandono da parte delle istituzioni. Tengo a precisare innanzitutto che noi non siamo razzisti e la dimostrazione di questo fatto è che qui a Ponte Sasso vive la incompleta serenità, tra l'altro la più grande comunità extracomunitaria sul territorio dell'intero comune, se non addirittura della provincia. La ringrazio se vuole rispondermi. Grazie e buonasera a tutti. Sì. Buonasera, intanto volevo comunicare, ma il signore già lo sa, io ho avuto un incontro insieme all'assessore Barniese con una delegazione di Ponte Sasso. Intanto di cosa parliamo? Parliamo di una possibilità, perché non c'è nulla di definito, perché sono decisioni che deve assumere il Ministero degli Interni, c'è la possibilità di ospitare, diciamo, due moduli da 16 persone di minori dai 14 ai 17 anni, perché parliamo di questo. Non una persona in più, quindi parliamo di ragazzi. Il tema alcuni dicono perché lì a Ponte Sasso? Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto, come è avvenuto anche in passato per gli adulti, diciamo, perché Fano sta ospitando alcuni gruppi, non se ne accorge nessuno perché effettivamente sono gestiti bene, non c'è, la collocazione è stata ben individuata, chi li gestisce, la cooperativa Labirinto, lo fa con professionalità, a Rocco San Baccio, a Belgatto e a Magliano. Però come vengono scelti i luoghi? I luoghi non sono luoghi... Chiedo scusa, sì. Sindaco, sì. Mi può dire per cortesia quanti sono gli ospiti presenti nel nostro territorio in questo momento? Tra Magliano, sì. Poi qual è l'altra località? Rocco San Baccio. Fra l'altro Divan, il bambino, è ospitato a Rocco San Baccio e a Belgatto. E adesso il numero preciso non lo so, più perché saranno una quarantina, 40, 45. 40. E poi dopo magari diminuiscono perché anche per esempio a Rocco San Baccio alcuni sono ripartiti, alcuni sono arrivati. Non mi pare che in tutti questi mesi queste 40 persone no, abbiano non, creato no, non ci sia, particolari non c'è stato problemi. Avevamo avuto solo un problema quando c'era un gruppo all'Hotel Plaza, al Lido. Stiamo parlando di un esperimento, tra l'altro, nato male proprio all'inizio. Allora, c'è stato questo, partendo proprio da quell'esperienza, noi come sindaci abbiamo posto delle questioni in prefettura. Lo scandalo, sa qual è in questo caso all'Hotel Plaza? Voler fare i soldi sulla pelle di questa gente. Questo è lo scandalo vero.
non l'accoglienza in sé. Mettere dei profughi che vengono qua in un albergo in riva al mare, lì è lo scandalo. Ok? Il resto è obbligo da parte nostra di accogliere. Comunque, queste persone. Stiamo parlando di minorenni, tra l'altro. In questo caso è diverso perché parliamo di un gruppo di minorenni, però in generale, spiego così la gente si rende conto di come, perché vengono scelti dei luoghi rispetto ad altri. Non essendo strutture pubbliche, perché se una struttura è del comune, diventa una scelta del comune, ma sono rapporti tra chi gestisce e i privati che mettono a disposizione degli spazi. Dove sono ospitati in questo momento in tutta la provincia di Pesaro gruppi di richiedenti asilo, sono in strutture che privati hanno messo a disposizione, hanno affittato e vengono gestite. In questo caso parliamo di una struttura di proprietà della Curia di Urbino e c'è una loro disponibilità e hanno trovato un rapporto con chi gestisce. Non è l'amministrazione che sceglie uno spazio. Se avessimo delle strutture potremmo farlo. Poi c'è da dire un altro aspetto. In questo caso, come l'abbiamo fatto con le mamme a Rocco San Baccio, io ho preferito fare un ragionamento con i minori, c'è una sensibilità maggiore. In questo caso poi sono minori non di primissima accoglienza, quindi c'è anche, voglio dire, una selezione, però sappiamo anche il pericolo che c'è stato in alcune zone d'Italia per alcuni che sono arrivati dove c'erano anche delle infiltrazioni, quindi c'è un'attenzione forte di controllo anche per le situazioni che ci sono. Però in questi casi veramente parliamo di due moduli al massimo, di 16 ragazzi l'uno, di 14 e 17 anni, che hanno una tutela particolare, essendo minori, sono accompagnati, sono seguiti, quindi adesso questa preoccupazione, poi io mi rendo conto che una zona come Ponte Sasso per i residenti possono esserci delle preoccupazioni, c'era una preoccupazione manifestata anche nell'incontro che abbiamo avuto l'altro ieri, fra l'altro, no, che dicono no, ma voi parlate di 32, poi in realtà la struttura essendo molto grande, poi c'è il rischio che ne arrivino altre. Questo rischio non c'è, non esiste, lo dico in modo categorico, perché è una questione che noi abbiamo posto come sindaci qui nella nostra provincia, al prefetto, è quella di non collocare gruppi importanti tutti nello stesso posto, perché quello creerebbe dei disagi. Invece, come è avvenuto fino adesso in tutto il territorio provinciale, con tutti i piccoli gruppi le cose hanno funzionato. Poi ripeto, qui c'è un'esigenza che non parte dalle amministrazioni locali, ma arrivano degli input dal Ministero degli Interni. Per quello che riguarda i ragazzi, io dico dovremmo avere anche una sensibilità maggiore, perché parliamo insomma di ragazzi che hanno avuto dei disagi, fuggono da situazioni difficili. Però ecco, voglio aggiungere anche un altro aspetto, perché poi quando si parla con i cittadini, noi alla fine siamo loro rappresentanti, dobbiamo tener conto di tutte le preoccupazioni. Allora, in quell'incontro hanno manifestato anche alcuni elementi anche sulla struttura. Io ho preso nota e sono le verifiche che voglio fare, tenendo conto che parliamo sempre di una struttura privata e io, se non ho delle ragioni particolari, non è che posso andare in casa da altri se non autorizzato. Vabbè, però ecco, mi sono arrivate delle segnalazioni e lo dico, di cui ho preso nota e farò le opportune verifiche. Se dobbiamo scandalizzarci, secondo me dobbiamo scandalizzarci per altro in questa vicenda e in vicende identiche a queste. Non poi certo per la presenza aggiungere di un aspetto, 32 ragazzini. Un'attenzione particolare che questa amministrazione ha verso la zona di Torrette e Ponte Sasso. Investimenti che abbiamo programmato, alcuni sono già partiti e altri verranno realizzati, non hanno precedenti. Sì, noi, ma questo non toglie il dissapore. Volevo aggiungere anche alcuni aspetti importanti. Lei può anche fare tutte le opere migliori del mondo, ma se ci sono 32 in questo momento extracomunitari lì o profughi, comunque l'amaro per qualcuno rimane. Certo. Allora, adesso invece andiamo a Fossombrone, dove c'è Filippo. Buonasera, sì. Filippo. Salve. Come mai da Fossombrone vuole parlare con il sindaco di Fano? Volevo parlare un attimo con il sindaco di Fano, perché è una cosa bellissima, no? Vuoi non vuoi uno parlare con le persone interprete, vuoi non vuoi, si può anche sbagliare. Allora voglio chiedere un attimo nel discorso, ma
con il discorso dell'ospedale, come andiamo avanti con questi discorsi? Voi non vuoi, ci tagliamo questi discorsi oppure lo mandiamo così, o lo mandiamo avanti così fatto? Una risposta almeno. Cioè sull'ospedale? Sì, certo, anche sull'ospedale. Ma Massimo Seri ha portato avanti la sua battaglia quasi... quasi sì, personale su Chiaruccio, ma ormai quella è persa. Io non ho capito bene la domanda, onestamente. Sì. Però vorrei sottolineare un aspetto. Grazie. Sì, che mi piace sottolineare, perché sulla sanità penso di aver avuto un comportamento lineare, coerente e determinato, contraddicendo anche alcune insinuazioni che alcune forze politiche avevano fatto nel mio conto, preoccupate che io non tenessi la barra ferma in modo determinato contro determinate decisioni. Sul tema sanità c'è un aspetto che va sottolineato. Purtroppo è mancata una omogeneità e una unità delle due vallate, del Metauro e del Cesano. Questo purtroppo ha portato ad indebolire questo territorio, con anche le prese di posizioni di alcuni sindaci del territorio, che in qualche modo hanno favorito le decisioni che sono state assunte dalla Regione Marche. In questa fase, dove la Regione ha detto che vuole andare avanti con la realizzazione dell'ospedale a Muraglia, per quello che mi riguarda, quella scelta non è la scelta che pensava, che io auspicavo, di un nuovo ospedale provinciale che potesse dare risposte a tutto il territorio. Non a caso la scelta che vedeva la maggioranza dei sindaci del territorio della provinciale come sito migliore, quello di Chiaruccia, proprio perché andava in questa ottica. Con la scelta di Muraglia, dal mio punto di vista, non si è colta quell'opportunità e diventa il nuovo ospedale di Pesaro, pur con ospedale di secondo livello, pur con un certo numero di reparti di qualità, però è il nuovo ospedale di Pesaro. E non, a questo punto, se si va avanti in quella direzione, non si può svuotare tutta una serie di servizi sanitari che devono esserci nella nostra città. E quindi faccio riferimento al Santa Croce, a cominciare da un pronto soccorso con codice rosso che non può non esserci, come dicevo, a Fano, ma non soltanto per i fanesi, anche per il territorio limitrofo di riferimento, che è un'area vasta ed importante. Quindi questa sarà la mia posizione che terrò anche nelle prossime giornate. Io alcune cose le ho già dette anche al Presidente della Regione, sarà mia cura incontrarla, ne ho ragionato anche con i consiglieri regionali, e poi ci sono tutta una serie di questioni che vorrò porre, a cominciare anche dalle delle infrastrutture, perché diventano importanti. Ed è giunto il momento che la Regione, visto i ragionamenti che fa, si faccia carico anche di venire incontro alla realizzazione di una infrastruttura che colleghi Fano con Pesaro. Noi con le nuove opere compensative daremo una risposta per quello che riguarda la viabilità di Fano Sud. I cantieri sono già partiti, anche qui fine 2018 avremo 7 km di nuove strade, ma rimane sempre il problema, l'abbiamo visto anche con il nuovo tratto di interquartieri, che ovviamente porta delle risposte, ma non la risposta di collegamento con Pesaro. E allora la vera sfida deve essere un collegamento da Belgatto fino a Muraglia. E questo, al di là del discorso della sanità, un'opera come quella sarebbe veramente la soluzione definitiva per il collegamento tra Fano e Pesaro, che porterebbe a sollevare anche il traffico dalla statale. Quindi si è scatenato un putiferio, sì, invece, sulla questione di Ponte Sasso, sì, perché chiaramente non poteva che non essere così. Certamente, quando dice, per esempio, Mirko Pagnetti, perché la curia di Urbino, che è proprietaria dell'ex colonia, eccetera, non lo fa per i soldi, per favore, direttore. Quando io dico che lo scandalo non sta nell'accogliere 32 persone, ma da altre parti, probabilmente intendevo anche questo, quindi è inutile che dice per favore direttore. L'altro che invece dice si vergogni del gesto, quando il signore di prima al telefono diceva si vergogni per il gesto poco gradevole che ha fatto signor Ferri. Io ho fatto semplicemente così, quando lui diceva alla fine di tutto quello che ha detto, che scongiura l'arrivo di queste persone come se fossero impestati,
Io ha detto alla fine di quel discorso, io perché non voglio essere razzista. Quando dice così, metà lo è. A parte che sono libero di dire anch'io la mia opinione quando voglio e come voglio. Ognuno di noi è libero di farlo. Stiamo discutendo, stiamo dicendo, io sono per l'accoglienza, chiaramente regolata, con tutto quello che ne consegue, e dico, però che adesso dobbiamo cacciare o fare le barricate perché ci sono 32 minorenni che devono essere ospitati, insomma, io ci penserei un attimo, insomma, prima di fare un discorso così. Ma non mi fate essere solidale con la Carla Luzzi di Sinistra Unita, perché poi divento io lo scandalo. Allora, andiamo ancora. C'è una telefonata? No, siamo in chiusura però, perché mancano pochi minuti. Io non so, qui ne abbiamo veramente tantissime di ancora di messaggi. Per esempio sulla sanità, come si fa da Apecchio a venire all'ospedale di Fano? Beh, da Apecchio all'ospedale di Fano ci si arriva prima che andare a Pesaro, dal mio punto di vista. Con la Fano Grosseto si arriva subito, per esempio da Lunano con la galleria che passa, che arriva a Sant'Angelo in Vado, Fano è meglio raggiungibile in tempi più veloci rispetto che andare a Pesaro. Poi adesso, signor Ferri, sono offeso addirittura per il gesto poco professionale gesticolando con le mani della frase "non siamo razzisti". Caro giornalista, se chiedesse quanti extracomunitari ci sono a Ponte Sasso da più di 25 anni, capirebbe che non siamo razzisti. Abbiamo la comunità di senegalesi più grande del comune di Fano, 300, su una popolazione di 1000 abitanti. Allora si limiti ad ascoltare chi conosce la situazione prima di fare figure barbine, si vergogna e chieda scusa a tutta la popolazione di Ponte Sasso. Non devo chiedere assolutamente scusa a nessuno. Massimo rispetto per tutti quelli di Ponte Sasso, ma io non devo chiedere niente scusa a nessuno. Non mi pare che questi 300 senegalesi siano tutti i giorni in prima pagina per atti di violenza o di violenza su donne, bambini o quant'altro. E non mi sembra neppure che i dati turistici su quella località siano drasticamente crollati in questi 25 anni. Anzi, mi pare che adesso, sia tutt'altro. Onestamente, ora, il problema turistico per 30 ragazzi non è... Stiamo dicendo delle stupidaggini quando uno paventa l'idea che con 32 persone, 32 minorenni, stravigilati, stracontrollati, il sindaco l'ha appena detto, guardate che io preferisco, quasi come fossimo al mercato, prendere 32 minorenni piuttosto che magari 32 quarantenni o trentenni che magari si sono fatti pure qualche anno di carcere. Non è questo il problema, non è questo il problema. Poi ripeto, non è solo Ponte Sasso, perché abbiamo una ventina di donne in un posto, altri 40 sparsi nel territorio. Non è questo il problema, non è questo il problema. E non devo chiedere niente scusa a nessuno. Scusi, Fergolo. Allora, si è arreso senza aver avuto l'aiuto dei consiglieri regionali fanesi, sempre sul discorso della sanità, si è arreso? No, io non mi sono arreso, ripeto, sto ragionando sulle questioni da porre al Presidente della Regione, però devo anche prendere atto di alcune posizioni che ci sono state, comprese quelle del nostro territorio. Uno dei limiti purtroppo che questa vallata ha, che è stata per troppi anni divisa su tante questioni. Allora, ho la capacità, e devo dire che alla vicenda della sanità ci ha uniti molto, ha ricreato anche un legame con tutta la vallata. Io ho incontrato in più occasioni molti sindaci che mi hanno chiesto anche di fare come punto di riferimento, anzi la cosa che è stata evidenziata è che forse in passato questa cosa è stata poco praticata. Stiamo ragionando anche su altre questioni, però ripeto, nei prossimi giorni farò delle iniziative e comunicherò anche alcune... Apoteosi invece del populismo allo stato puro siamo. Buonasera, sono una spettatrice, è possibile che a Ponte Sasso
all'ex colonia o hotel, invece di ospitare i profughi, non è meglio ospitare i terremotati che sono al freddo e non hanno più casa e il terremoto non dà tregua? È possibile una spiegazione o è solo una questione di soldi? Cioè, siamo davvero a questi... Oh, c'è da dire che quella struttura, così com'è, non è in grado di ospitare nessuna persona. Avrà necessità anche di alcuni interventi di riqualificazione. Ok, sì, anche lì, anche questa persona dice, destinare una struttura così enorme a 40 persone, come si vuol far credere? Non pensa che si nasconda dietro invece una realtà, un fine un po' più ambizioso, una struttura così, non pensa che sarebbe stata utile già da tempo servizi attualmente inesistenti a Ponte Sasso? Come mai non aiuta a costruire qualcosa di importante per i cittadini di Ponte Sasso? L'ha già detto il sindaco, non è sua, non è del comune. No, dirò di più. È della Turia, io ho avuto anche un incontro dove avevo sollecitato ad investimenti per struttura ricettiva, però essendo una struttura privata ci deve essere qualcuno che l'investimento lo fa. Essendo una struttura molto grande, ovviamente chiede anche investimenti importanti. Alla Profilglass non si possono dare i capannoni nella zona dell'ex zuccherificio? Lì se ragioniamo di un'area, di qualificarla, portare in quell'area che è commerciale una fabbrica penso che non sia la cosa migliore, anche se la destinazione attuale è quella artigianale industriale, quindi in teoria potrebbe essere anche possibile, però sarebbe una collocazione dal mio punto di vista sbagliatissima, perché lì bisogna pensare a investimenti di altro tipo. Velocemente, stanno spezzettando un po' la linea, la vecchia Fano Urbino. Oh, lì c'è un elemento di forte preoccupazione, ne ho parlato e ho sollecitato anche qui la Regione, perché proprio pochi giorni fa è uscita una comunicazione che Ferrovie dello Stato vorrebbe vendere alcuni pezzi della Fano Urbino. Quello va scongiurato perché sarebbe un delitto e comprometterebbe qualsiasi... Però è in vendita. Esatto. C'è già allora, un bando della sì, sì, è uscito, per cui ci deve essere, e non lo può fare l'amministrazione comunale di Fano, va sollecitata o l'acquisto da parte della Regione di tutta la tratta, o va evitata che venga venduta. So che Gambini, sindaco di Urbino, si è già mosso anche noi, consiglieri regionali, Biancani, che l'ultima, ha seguito... L'ultima telefonata, sì, davvero, perché siamo in ritardo, sì, e abbiamo preso un sacco di tempo. Simone da Fano, buonasera Simone. Simone? Sì. Buonasera, parli, sì, pure. Buonasera. Buonasera. Dica. Innanzitutto buonasera signor sindaco. Buonasera. Volevo... raccontavo un attimo quello che sta succedendo, che cioè si parla sempre di tante cose, in quanto in realtà ci sono veramente dei grossi problemi a Fano. Allora, io sono in una famiglia che siamo di 4 persone, 3 invalidi al 100%, con 3 cartellini da disabile, e ho portato mio babbo in una seggiola a rotelle con l'Alzheimer a festeggiare il compleanno al ristorante La Perla. Sì. Per ricaricarlo ho portato la macchina davanti al locale 10 centimetri sopra le strisce pedonali, è passata una pattuglia di vigili senza fermarsi a vedere perché questa macchina era quelle 4 frecce, io sono un disabile tra l'altro, mi è arrivata a casa una multa di 74 euro se la pagavo subito, altrimenti 97 euro. Allora io sono andato al comando di vigili, in quanto era difficile parlare con qualcuno, sono venuto dalla segretaria del signor sindaco per raccontare l'accaduto, e il giorno dopo il signor comandante mi ha ricevuto dicendomi che purtroppo una volta fatta la multa non si può far niente, o si apre un ricorso dal giudice di pace, bisogna aprire questa pratica di 60 euro, oppure fare un ricorso in prefetto senza sapere giustamente il comandante come va a finire, che può darsi la pagavo 3 volte di più i 98 euro. Allora io dico, questa è la seconda volta che mi capita, la prima volta in via dei Rusticucci che portavo mia mamma a fare una visita dall'ortopedico, e questa volta qui. Allora io chiedo, su 3 persone, io ho 3 cartellini da disabile, 3 nella macchina, che si fanno queste multe, i vigili prendono la targa senza venire a vedere che cos'è e io devo pagare
ok? La multa, come ho dovuto fare adesso, perché non ho soldi da andare avanti. Questi sono veramente anche dei problemi che non bisogna sottovalutare, perché non si può fare mai niente. Io sono un dipendente dell'ospedale, prendo 500 euro al mese, perché ho fatto un intervento un anno fa, hanno sbagliato, o mi hanno paralizzato una gamba, e sto vivendo con 500 euro al mese. E in un anno ho speso 56.000 euro per curarmi, e c'ho un avvocato di mezzo con un medico legale. Questi sono anche i problemi, con mio babbo nella carrozzina con l'Alzheimer e mia mamma invalida che non cammina. Grazie. Questo volevo dire, che guardiamo un pochettino e stiamo ascoltando, perché io, se non era per la segretaria del signor sindaco, che è stata una signora gentilissima, che riusciva a mettermi in contatto col comandante, due volte sono andato in caserma dei vigili e nessuno mi ha detto, non c'era mai nessuno per parlare. Questi sono anche questi dei problemi, volevo dire questo, sono anche questi dei problemi. Io non ho soldi da buttare via, eppure ho dovuto pagarla la multa, Ok, comunque, grazie davvero, sindaco, grazie per questa tua segnalazione. Abbiamo, il sindaco ha capito, dobbiamo stringere, ha capito perfettamente qual è il suo problema, sì, e credo che poi comunque, appunto, ecco, vi risentirete, tanto comunque abbiamo il numero di telefono, cioè, ecco, che poi magari dopo lo prendo, rigiriamo, così ci lo chiediamo a Cristiana di rigirare questo problema. Io chiedo scusa, ma stiamo davvero in ritardo. Allora, sono tante le segnalazioni, sono tante le persone che chiedono di poter avere una risposta. Abbiamo detto che ci sono anche tante segnalazioni riguardo alla viabilità, alla strada e quant'altro, ma su questo ci ritorneremo. Io direi di chiudere qui questo nostro primo appuntamento dell'anno con Primo Cittadino. La ringrazio, sì, se ringrazio, vuole chiudere. Volevo chiudere con un pensiero che vorrei dedicare a tutti i terremotati. Perché faccio questo pensiero conclusivo? Fano in questi mesi ha dimostrato una grande solidarietà, una grande attenzione, e anche noi come sindaco, come amministratori, abbiamo mantenuto i contatti con i sindaci delle realtà terremotate, e anche questa mattina, dopo le ultime scosse, anche assieme al Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo inviato messaggi ai sindaci. L'ultimo è quello di sia il nostro concittadino Falcucci, sia al sindaco di Montefortino, dove ci sono state iniziative di solidarietà, e ci hanno manifestato tutto il disagio proprio di queste ore, dove sono con 2 metri di neve, senza luce, e quindi immaginiamo qual è la situazione. Allora volevo dire che noi manteniamo questi rapporti, gli abbiamo detto che se possiamo fare qualcosa delle nostre possibilità per aiutarli, saremo stati a disposizione. Quindi lo dico anche ai nostri concittadini, che se riceviamo anche delle richieste particolari di aiuto di prima necessità, magari faremo degli appelli. Quindi anche in momenti come questi, un pensiero a queste persone che veramente stanno vivendo momenti tragici di forte sofferenza, al di là delle problematiche che ognuno di noi ha, ma di fronte a queste situazioni, certo, c'è un'attenzione e una sensibilità maggiore. Grazie al sindaco. Grazie e buonasera. Massimo Seri, noi ci fermiamo qui, questa edizione di Occhio alla Notizia con dentro Primo Cittadino torna fra una quindicina, 20 giorni, insomma, quindicina di giorni, una ventina di giorni. Grazie a tutti voi per averci seguito, l'augurio di una buona serata, arrivederci.